Ragazze, ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Allora, oggi vi voglio mostrare la nuova collezione del mese di agosto di Madame Glam, che è meravigliosa, ragazze. Allora, è come sempre composta da 8 colori. Come vi dico sempre, arrivano da New York, quindi è un'azienda americana e il sito è scritto in inglese, ma voi potete tranquillamente fare la traduzione tramite Google Translate. Ve lo chiedo direttamente quando aprite la pagina. Se scorrete comunque nei video vecchi io vi mostro proprio come andare a fare. E c'è il codice sconto attivo che vi ricordo sempre. La merce a me personalmente, ragazzi, arriva col postino e io pago la dogana. Ci impiega circa 3 settimanelle più o meno, poi dipende ovviamente da zona a zona, e sono colori fantastici, non sono testati sugli animali, sono 21 free, non 7, quindi capite bene che sono proprio veramente ottimi, sono vegani, sono veramente, veramente, veramente qualcosa di fantastico, quindi straconsigliati per chi è, soffre di allergie. Colori molto pigmentati, io mi ci trovo benissimo, e per chi è amante del Soak Off fatto proprio con solvente, acetone, tempo di posa, loro sono ottimi perché si rimuovono benissimo, li ho provati. Quindi vi mostro questa nuova collezione che è fantastica. È composta da 4 colori particolari e 4 monocolori, che sono proprio, poi guardate anche che meraviglia le boccette, che sono proprio in tema con il colore dentro, perché qua troviamo una reale goccina del colore, proprio reale. Hanno inserito proprio nel tappino, che poi in realtà questi tappini si possono anche rimuovere, una vera goccia del colore, quindi ottimo, li riconosciamo sia se li mettiamo anche così a prima vista, lo riusciamo a capire più o meno su che colore andiamo, e se li teniamo nel cassetto ancora di più perché sopra abbiamo proprio la goccina del colore, quindi non necessita di applicazioni di numeri. Io come sempre mi sono preparata le tip, ho già scritto i nomi, sono già state opacizzate di modo che possiamo andare insieme a stendere i colori, perché voglio proprio mostrarveli. Allora, inizio a mostrarvi i colori, quelli speciali, quindi quelli con all'interno particelle dorate e scagliette nere, che sono fantastici. Allora, il primo è Aurora, che meraviglia, ragazze, sono semi coprenti questi colori, guardate. Sembra una sorta di effetto marmorizzato, bellissimi, veramente veramente belli. Vi mostro il secondo colore, cambiano le tonalità, poi comunque io lo sapete che ve le mostro in paragone, quindi una volta stesa tutta la collezione ve la mostro vicina. Mamma mia, ragazze, sono spettacolari, e nonostante abbiano queste piccole particelle all'interno, guardate che meraviglia. Guardate il riflesso della luce, nel senso che si stendono molto 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 bene, non danno fastidio, sono bellissimi, in 2 secondi si stendono e guardate come si livellano, ripeto, nonostante non siano colori pieni, ma hanno all'interno queste perlescenze dorate e nere. Sì, a me ricorda proprio un effetto marmo, ragazze, avete presente le scale tipo di una volta? Con quei marmi bellissimi. Troviamo poi Shining Stars, anche lui è bellissimo, sono colori particolari, difficile descrivere perfettamente le tonalità perché poi sapete che quello anche è molto soggettivo, però ragazzi guardate, ve lo avvicino. Allora, lui poi, non so se si nota, ma a differenza degli altri, dentro ha anche delle piccole particelle che vanno sul bianco, oltre che a quelle nere e a quelle dorate. Il quarto colore, anche lui, come quello precedente, all'interno ha delle perlescenze bianche, oltre che a quelle dorate e a quelle nere. Guardate, vi mostro adesso invece i colori pieni,
Iniziamo da lui che è bellissimo, una sorta di latte menta molto chiaro. È un pastello. Si stende una meraviglia, ragazze, è bellissimo. Poi andando avanti abbiamo questo grigio che è bellissimo, è un grigio chiaro. Un grigio ghiaccio li definisco io questi colori. È molto molto chiaro, bellissimo, elegantissimo secondo me. Super scrivente. Penultimo colore, lui è particolare. È una sorta di blu con dentro molto grigio secondo me. Non avevo nessun colore del genere, veramente bello. Ultimo colore della collezione, chiudiamo in bellezza con questo malva. Secondo me è una sorta di malva, molto bello. Anche lui si stende divinamente. Eccola qua, questa è tutta la collezione estesa in un'unica passata. Tutti colori molto pigmentati per quanto riguarda i pieni. Loro sono anche semi-trasparenti, secondo me, traslucidi. Però vedete che hanno comunque quell'effetto pieno, nel senso che sotto non vediamo nulla. Aiuta tanto comunque a stendere un costruttore, secondo me, colorato in questo caso. E sono bellissimi. Mi piacciono tanto questi che hanno dentro queste sorta di particelle nere, dorate, scagliette bianche. Mi piacciono tantissimo. Mi piacciono anche molto questi colori pieni perché ci si abbinano benissimo con questo effetto qua, io lo chiamo marmo. L'unica cosa, ragazze, è che secondo me questa collezione ha poco di agosto, nel senso che io la vedrei più autunnale, invernale, ecco, forse autunnale. Questi sono colori secondo me prettamente, anche il malva, lo vedo un po' più autunnale insieme al bordeaux, ecco, non lo so. Colori indubbiamente fantastici, però non l'avrei fatto uscire ad agosto io. Ditemi un pochino il vostro pensiero, fatemi sapere sotto qual è il vostro colore preferito. E nulla ragazzi, io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.